La Corte d'Appello Civile di Milano, con sentenza del 9 ottobre 2024, ha condannato il Ministero dell'Interno a risarcire più di 3 milioni di euro l'Orologio SRL, società della famiglia Cabassi, proprietaria dell'ex cartiera a Milano, occupata abusivamente dal centro sociale Leon Cavallo. Siamo quindi venuti qua perché rappresenta un pericoloso precedente. Considerate che in questo caso la condanna è a più di 3 milioni di euro, ma ci sono più di 10 centri sociali con immobili occupati abusivamente a Milano. Immaginate quindi di quello che potrebbe essere il costo per tutti i cittadini per mantenere questi immobili occupati. Tra l'altro il Comune di Milano aveva iniziato un dialogo per regolarizzare questo e altri centri sociali. Lo stesso sindaco Sala aveva detto, leggo testualmente le parole, il centro sociale Leon Cavallo è bene della città e sono al suo fianco. Ecco, noi vogliamo impedire la regolarizzazione e chiedere un immediato sgombero dell'immobile. Ecco, che sia un bene per la città lo dica ai residenti di Greco, che ogni santa notte devono stare svegli fino alle 4 del mattino perché non riescono a riposare per via degli eventi commerciali, con tasse ovviamente non pagate dagli occupanti del centro sociale, che gli tocca subire ogni weekend. È il momento giusto, è il momento giusto per sgomberare. Quello che chiediamo al sindaco Sala è di portare la questione al tavolo provinciale per la pubblica sicurezza affinché avvenga finalmente lo sgombero del Leon Cavallo. All'interno, tra l'altro, ogni sabato quando ci sono queste feste, loro vendono alcolici nella migliore delle ipotesi, ecco, vendono cannabis, cioè fanno veramente un'attività commerciale senza pagare mezza tassa e mettere mezzo scontrino in un immobile occupato, insomma non è più tollerabile. Dopo questa sentenza il Comune deve intervenire immediatamente. Tra l'altro nel 2019 loro dichiaravano sul loro sito, ovviamente non al fisco, che avevano 500.000 euro di introiti così, senza pagare le tasse derivate dall'attività che fanno all'interno dello stabile. Probabilmente adesso saranno anche raddoppiati. Vogliamo uno sgombero immediato.